Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio spacchettare con voi alcuni dei pacchi gifted che mi sono arrivati nell'ultimo periodo, così vediamo i prodotti, vediamo cosa c'è dentro, perché io non li ho aperti. Cioè, sono stata bravissima, li ho tenuti lì e sono rimasti lì fino a quando non ne ho avuto abbastanza da fare un pacco. Da fare un video. E quindi direi che di alcuni sono super curiosa di vedere cosa c'è dentro e direi di aprirli subito. Allora, vi appoggio qui e voglio partire assolutamente con questo piccolino, ma è del marchio Luce Beauty. Luce Beauty è il marchio di Alessia Marcuzzi ed è, lo trovate anche sul sito della Pinella, è il suo marchio, dice Mini di Luce Kit Illuminante, è il marchio suo, che con il foglietto alla mano vedo che è Made in Italy, 97% di ingredienti d'origine naturale e ci piace, certificazione biologica, test dermatologici su pelle sensibili, packaging in vetro, real PET e materiali riciclabili, nickel tested, no parabeni, siliconi, slash, PEG, alcol e coloranti. Quindi mi sembrano anche prodotti abbastanza validi. Ma voglio assolutamente vedere che cosa c'è qua dentro perché sono curiosissima. Allora, ma che carino. Allora, proprio mini, però. Allora, intanto ci sono queste chip in amido di riso, di mais, so che comunque vanno nell'organico, e vediamo i prodotti. Ah, forse c'è scritto sotto che cosa sono. Esatto, allora andiamo a togliere queste meravigliose chips perché sotto i prodotti c'è scritto cosa sono. Ok, allora ve li mostro, cioè sono proprio microscopici, sono piccini, però da provare ci stanno. 5 ml, trovo che siano più carini così, perché uno così può testarli per un pochino di tempo ed è poi nel caso acquistare il full size se gli piace. La trovo una cosa carina. Allora, partiamo da Illumination Serum, che è questo qui, piccin piccin. Dice che è un siero viso giorno, effetto filler ad azione illuminante e idratante, per un aspetto disteso e vitale, ideale per pelli spente e atoniche. E allora noi ne andiamo a vedere, perché mi sembra abbastanza denso anche sulla manica. Non ha profumo. Che poi, se ce ne va una goccia, ce n'è di prodotto. È lattiginoso e molto denso. Per il giorno? Allora sì, dopo un po' si assorbe. È abbastanza corposo. Non so se... Adesso continuiamo a massaggiare. Una goccia vi fa tutto il viso. Al massimo potete aggiungerle. Ma partite... Mi è caduta la scatola. Con una... Allora... Dico subito, sì, una volta asciutto resta asciutto, quindi si asciuga, massaggiate un attimo, si asciuga e non si sente, quindi ok anche sulla pelle mista, come la mia. Effetti non ne vedo, però è molto morbida, devo dire che è molto morbida. Vado a recuperare la scatola perché andiamo avanti con i prodotti. Dopo dice A-Lift Cream, ok, quindi un trattamento occhi, che è questo. Questo è un 5 ml, trattamento idratante specifico per la zona del contorno occhi, ad effetto lifting con acido ialuronico e olio di cocco. Contrasta la formazione di rughe, drena e ripara, restituendo allo sguardo un aspetto radioso e levigato. Fa anche miracoli perché a me servirebbero. Sempre senza profumo. È corposo, ma si stende bene. Morbido, ma sapete che mi piace. Allora, questo qui, dato che è corposo, non mi ricade di nuovo la scatola,
Io lo consiglio soprattutto la sera. Cioè, effettivamente per il giorno uso quelli in gel oppure quell'effetto fresco, mentre per la sera voglio qualcosa di più idratante, rimpolpante, che comunque va a... Però anche questo quando assorbe sparisce, quindi ci piace. Questa scatola non ne posso più. Allora, andiamo avanti con Lifting Cream, crema viso idratante dall'effetto lifting con acido ialuronico, vitamina E, aloe vera e olio d'oliva. Quindi è l'altra crema, eccola qua. Sempre una crema. La sua formula efficace e delicata nutre profondamente, giorno dopo giorno, regala a tutti i tratti del viso un aspetto disteso, riposato e radioso. Ok. È morbida, proprio mi sembra la texture di una crema giorno. Perché vanno massaggiate un po', ma una volta che hanno assorbito spariscono, quindi fanno proprio l'effetto asciutto sulla pelle. Bisogna vedere se durante il giorno poi la pelle lo butta fuori o meno. Questo è un profumo di crema, crema, proprio mi ricorda la crema, crema è per il viso. Questo è un po' più presente, non è bagnato, non è unto, ma è un po' più presente. Quindi magari lo utilizzerei alla sera oppure quando non ci si va a truccare. E a questo punto ci resta solo un prodotto che è effettivamente il Regeneration Night Oil. Olio notte rigenerante nato dalla preziosa miscela di oli vegetali, delle proprietà antiossidanti e nutrienti. Ricco di vitamine, penetra in profondità ristrutturando i tessuti, idratando intensamente. Ok. Quindi sarà bello ricco, però è molto liquido. È proprio un olio, questo è proprio un olio che effettivamente è bello idratante, setificante. Non so se mi piace sul viso, perché anche alla sera comunque sia io non amo i prodotti senza profumo, proprio come promette. Non amo i prodotti oleosi sul viso. Proprio ogni tanto ne metto una goccia ai lati del naso quando mi si screpola, per il resto no. Comunque, io ringrazio, non so se chi per lei oppure se il brand è separato dal resto oppure no. Comunque, mi piace provare questi prodotti e vi farò sapere perché, comunque, Made in Italy e ci piace. Da quattro prodotti che effettivamente hanno il siero, la crema, sarebbe la crema giorno, il contorno occhi e l'olio per la notte, quindi una skincare completa. E chiudiamolo. Così non mi cade niente perché mi è già caduto abbastanza questo kit. Via questo. E andiamo con il secondo pacchetto, da cui non ho neanche, cioè, tanto per farvi vedere, non ho neanche tolto l'etichetta. Davanti. Allora, questo è Freshly. Ero curiosissima di provare, vedere cosa c'è dentro. E si capisce che non l'ho neanche aperto. Ok. Vivi la magia Freshly. Ok. Ok. Poi ci sono degli stickers carini. Ah, usa questi adesivi per indicare l'ordine di applicazione dei tuoi prodotti Freshly. La tua skincare naturale per mattina e sera. Ah, ok. Ah. Quindi 1, 2, 3, 4 fino all'8 con la notte, 8 giorno, molto carini, ma a questo punto devo assolutamente capire cosa c'è dentro perché è chiuso. Ma è, cioè, piccini, ma cosa sono? No, aspettate, ci sono i piccini, sono 1, 2, 3, 4 piccini e poi c'è un prodotto grande. Sto frugando in questa specie di paglia in carta. Ok, un prodotto grande, 4 piccini. Partiamo con il prodotto grande, che è questo. Eye Radiance Keratin Spray. Stanno passando i cani. Tutto normale. Allora, cosa
con peptidi linum biomatis and baobab active. 99,4% natural ingredient è uno spray ristrutturante alla cheratina per capelli e sinceramente mi ispira. Mi ispira ad applicare sui capelli. Certo che potevate non scriverlo in bianco su fondo giallo, ma per il resto è uno spray da applicare sui capelli. Non c'è scritto niente. No, ma io volevo capire se sui capelli asciutti o bagnati. Ok, vado a prendere la lente di ingrandimento, cerco di leggere e ve lo dico perché sono curiosa anch'io. E infatti, eccoci qui, ragazzi, le etichette più grandi, oppure mettete un foglietto laterale, cioè io ho una certa età, non riesco a leggere così bene. Dunque, è uno spray che va bene per i capelli asciutti o bagnati, da spruzzare sulle lunghezze, è districante e ristrutturante. Io sono curiosa del profumo. Profumo molto fresco. Molto fresco, poi oltretutto ha questo spray qui, è un 100 ml, non mi ricordo se ve l'ho detto, super curiosa di provarlo. I miei capelli hanno sempre bisogno molto, anche perché se io continuo a farci le colorazioni sopra, per forza. E ora andiamo con questi prodottini, che credo che siano dei sample, perché 2,5 ml, e mi piace molto il fatto che abbiano il QR code sopra, quindi immagino che si possa e leggere le istruzioni sul QR code, ma andiamo a vedere cos'è. Questo è Rose Quartz Facial Cleanser, detergente per il viso, che comunque è un 2,5 ml, quindi è per un utilizzo. Bello il fatto che sia in cartone. Poi abbiamo Azelaic Radiance Face Strat. Allora, l'acido azelaico sul mio viso mi piace molto. Trovo che sulla mia pelle mista con imperfezioni funzioni molto bene. Radiance Face, questo è un trattamento, non so se lo dice. Evitare contatto con gli occhi, ok. Uso esterno, perfetto. Devo provarlo perché mi piace molto ed io utilizzo quello la maschera per il viso dell'estetista cinica. Davvero fantastico. Poi vediamo cos'altro c'è. Blue Radiance Enzymatic Serum, quindi un siero Blue Radiance. Stesse cose, comunque, ok. Questo è anche inserito qui. Ah, ok. Siero viso esfoliante enzimatico. Ok, 2 o 3 gocce la sera come ultimo passo della skincare sulla pelle. Ok, un peeling chimico, quindi ecco, questo non sapevo. Dice di applicarlo la sera, ma non dice di rimuoverlo, quindi va lasciato agire durante la notte. Ok, e poi l'ultimo è il Red Velvet Oil Serum, quindi anche qui ci saranno le indicazioni. Siero viso nutriente che previene e riduce rughe e macchie. Applicare la sera e massaggiare delicatamente. Ok, ci piace perché comunque c'è il prodotto full size che è per i capelli e credo che sia uno dei prodotti più conosciuti. E poi comunque ti dice: ehi, ma abbiamo anche la linea skincare, vuoi provarla? Così intanto ti fai un'idea. E vediamo anche per l'acido enzimatico, che sono sempre molto azelaico. Sono sempre molto curiosa. Ottimo il fatto che abbia gli stickers sempre apprezzati. Li sposto qui perché voglio vedere l'ultima scatola. Questa è Shampora, che Shampora Beauty, ok, dovrebbe Shampora per capelli. Non mi ricordo, forse ho visto qualcosa su Instagram ogni tanto scorrendo. Ah,
avete visto? Cioè, lo usate Instagram? Perché ultimamente io non riesco più ad usarlo, nel senso che non mi fa più vedere le persone che seguo, devo andarla a cercare io perché è un continuo pubblicità, 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 consigliati. Ma se io voglio seguire qualcuno e voglio vedere cosa, devo cercarlo io, non me lo fate vedere? Secondo me da quando ha preso Facebook non è così tanto valido. Allora, Beauty Made, vediamo qui. Ok, bello che ci siano le istruzioni. Good hair tip. Ok, una istruzioni. Poi abbiamo, no, ho visto adesso, vi faccio vedere. Abbiamo dei prodotti così che sembrano full size, ma c'è una cosa che ho visto adesso e ve lo faccio vedere: shampoo e conditioner e balsamo. Cioè, c'è il mio nome sopra, ma che belli! E oltretutto sono in due colori diversi, quindi nel caso durante la doccia non si fa neanche fatica. Allora, sono 250 ml l'uno. Vediamo lo shampoo, applicare sui capelli precedentemente bagnati. Ok. Ma io voglio vedere, sentire il profumo, quindi lo apro. Ma e poi che cosa fanno? Che cosa dicono? Cioè, sono shampoo, balsamo, che cosa? Ma cosa fanno? C'è scritto qui? Senza solfati, silicone. Non c'è scritto, ma c'è shampoo e balsamo volentieri, ma... Non c'è scritto. Non c'è scritto, quindi non so che cosa facciano. Ed è, va bene, ok, li proverò, però non so cosa fanno. Allora, balsamo. Che buono! Buono, un buon profumo fresco. E questo è lo shampoo. Stesso profumo. Forse per provare i prodotti che hanno no solfati, in questo caso non ce li hanno, però avrei avuto qualche istruzione in più. Per adesso vedo altre cose, da cui una bag molto carina e anche molto utile. E poi vedo questo che non capisco cos'è. Questo è l'ultimo prodotto. Il Panama Brown Hair Color. Castano chiaro dorato 5.3. È una tinta? Il sole è iniziato a tramontare. Ti affretta a non perderlo. Arrivo sulla spiaggia di Panama, giusto? No, va bene, ok. Ma scusate, è una tinta? Eh sì. Guardate, qui c'è il rilevatore, qui c'è il colore, Made in Italy, che il colore è il mio, castano chiaro dorato, il colore sì, ci sta, quindi è un servizio per... Ah sì sì, questo è protezione colore, booster, guanti, c'è tutto, quindi non solo per prendersi cura dei capelli ma anche per tingere. Ed adesso ora inizio a capire perché qui c'è scritto shampoo airline, vabbè potete guardarlo voi, tanto non devo nascondere niente, anzi, nome Ellie. Durata 35 minuti, partenza 5 cioccolato, arrivo 5-3 il Panama Brown, siamo un biglietto aereo,
boarding pass, bagagli, air color, booster, color developer, guanti. Quindi è proprio un biglietto aereo. Sapete che proverò, perché sono curiosa di vedere che cosa hanno pensato, magari su... Però se il colore è questo... Ci può stare. Va bene, allora, questo era l'ultimo, sì, ok, anche perché il video è durato direi abbastanza. Fatemi sapere se conoscevate alcuni di questi marchi, alcuni di quei prodotti, quali vi incuriosiscono di più, quali vi interessano di più. Io li testerò tutti, vi farò sapere come sempre e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!